Vi posso garantire che San Marco è invidiato un po' in tutto il Gargano come, un po' come la città della cultura. Abbastanza, diciamo. Abbiamo tantissimi esempi nella letteratura, nella musica, adesso anche nel teatro, eccetera. Però devo dire che San Marco, secondo me, è anche una città vocata all'altruismo, vocata al culto dell'altro. Le associazioni come la Fides, ma anche tante altre associazioni che operano a San Marco, lo dimostrano. E credo che in un mondo che, non mi sembri pessimistica questa mia visione, però un mondo che è sempre più votato all'egoismo, queste associazioni è un bellissimo segnale, ci dà speranza per il futuro. Per cui a loro faccio il mio grande augurio di progredire, di avere sempre grandi successi e grazie ancora per avermi. O all'atto donazionale, che è la cosa più bella, perché essere altruisti, come diceva il dottore, è un fatto culturale. E allora poi l'etichetta ce la mettono gli uomini, ma per essere altruista bisogna spogliarsi da egoismi personali, non conflittualità, ma apertura alla donazione. Ci mangiamo e gli fa la sé. Non sapevano che era una fa? Ci mettevano a raccontare. Ah, sì. Che te credi? Bastava poco per essere contento, bastava pane e pane. Cina fa pane e pane, ma diciamoci lo buono, sembra più saporito va lo pane se ci stavano poche da vendere con lo cisca. Ah beh, questo sì, e che sapore teneva da vendere. Ci mettevano un bel boccale di vino al guato, la notte ci dormivano, che come i tempi erano come mo'. Prima non ci sono né bomba e né postulare. Ogni tanto un rumoruccio me ne vado a sapere dove è. E ti credo quindi avevo l'orange che è il succo. Quando non ci stavo scherzando con questo. Poi ci stiamo a vero. Da povera giona non mi chiamava regga. Nazzicava e cantava. Cantava e nazzicava. Solo quando aveva cantava la menina non mi chiamava. La menina ci arrozzettava e stava fitta. Che ci ha accompagnato lo sonno fino alla mattina. Quando ha sacrificio ha fatto da povera ragione per crescere da nostra figlia. È molto sfacci, ma da quando è sposata non ci vede più a questa via. Manca per me a vedere la mamma. La scorsa settimana aveva teneva tosse forte e freva. E lei mi ha andata a chiamare, ma niente, niente, non c'è venuta. Questi figli, qui da me che ti arrivano porci. Lo porci, lo scanetto mai. E quindi che avanti, fa saucicci e prosciutto a pizza. E te la cresce per tutto l'anno. Fai, mi chiamo
te ne appisi più che più cosa, amore. Ma ti sciopano tutte cose. Ti rubano in delle case, in delle boteche, ti rubano le licenze. Ti rubano dappertutto. Hai visto a Fulice non andare alla posta? Io non con un cortetto l'ho sciopato tutti i soldi. Ma si stanno se ne aspettare che ti sciopano pure lo coro. Prima lo coro tu poteva sciupare solo lo zitto quando all'andrà si è stato sciupato lo maccaduro. Tu teniva là d'oro,
lanzava per tuo mulino e da solo lo giuccio per contarmi li passa. Ma tata, dopo la scena, me ne va sempre presso con lo fucile, perché aveva saputo che volevo sciupparlo mancava duro. E aveva giurato se essendo spedita dalla dolorata che mai e poi mai la figlia se faceva sposa con lo mancato duro sciuppato. Ma ragazzo, con c'è, ma ragazzo. Padre, non mi faceva fucinare. E mamma, ah, tu scruffi io. Te ne mangi come in un legge, come in un perce. Allora sempre pronta. Quando ho avuto, non c'è sapesse, quando ho avuto, ma assunto che... Guarda, mi spacca proprio i segni. Ma esse che ci credeva? Che ci credeva da esse? I tre, ma come un martello fra la lenta, la ciò. E batteva in continuazione. Non c'è, non c'è. Fai, pareva proprio uno sbaluto. In detto mulino, di vacanica che fosse farina. E c'entra con c'è? La tata che faceva mi scammi e deva rossudente a chi non vai avanti. Ma a te se te ricordi, sempre fare una buona staccia. E la canigia pliata di nostro, sempre tra le linee. E quando sapeva cantare, fai, quando sapeva cantare. Del cuncetella te io lo sa, la mamma del cuncetella te io lo sa, e manca l'umulina, la ioce meravina, e manca l'umulina, la bofa io. Che si è venuta una volta sola, e mo che si è venuta una volta sola, non te la faccio via, non te la faccio via, non te la faccio via, la farina fina. E mentre la farina ci macerava, l'uomo un'arella, l'uomo un'arella, l'uomo un'arella, bacia la spiata. L'uomo un'arella, non parlare di questo. Non avevo non parlare di questo. I degni e due fratella, i degni e due fratella, i degni e due fratella che ti ammazzeranno. Non hai paura di te, nemmeno di tua. Non hai paura di tua, neanche di te. I degni è una pistola, i degni è una pistola, i degni è una pistola ricaricata. I degni è una pistola, i degni è una pistola ricaricata. Bella giù! E come sono allambato che davano di sicuro sotto dei fiuti, oi te, ti visto dei pomoa dai comandi, a farlo parlando con rocca e carino tu fai, che la figlia bella giù a sé! Come sono usando ancora a te che dice, olio, mi sono io ma posso tu sei, tu non lo dai, si non da piccia fu. Questi fermano, da, questi ti pigli, ti spogli, ti ramoggi, ti ambrogli, e poi mi sta buono un bacio, te li becchi, non te li becchi, te li becchi.
Sembra un protagonista, sembra un protagonista. Oh, ce la lasciamo lì, proverbio. Sono curdo, proverbio. Ti tiene guarda, te li segnalate. E poi continuava. Te li so, non te li so. Ma parandè, non ma parandè. Fino a botte, questo mi ha fatto fare scristianità. E te li dà. E te, non mi faccio nera per me. Arraia per niente per me. E te piglia la retta, yeah. E te metti delle scarpe nuove e poi. E ti da sotto, non lo stegna la roba sotto. Tanto se li volimi ne te lo mangiusi in tuo ale. Tu spirarci. Però lo copertino lo calarono rosso voleva pindola da mia. Me lo ricordo come fossi io, tutta azzamata e culina scadesa. E mamma da. Mamma da con lo mandatore nando l'occhio, in su sta ammurrata e con lo musso storto. Vai, ma vai a vedere. Va, va. Ma metti 5 minuti qua e speriamo che non ci vai ricevuto questo qua. Quando fa pittoria! Madonna! Chi è che ha fatto montare la porta? Quando fa pittoria! E allora ti prendi, scegliami se la prende! Tu ancora dici un chiaro che hai visto ogni cuore, non manca a figli, non facendo scappare niente. Non ti preoccupare. Che dici? Vado qua prima. Sono stato vosco. Ecco che ha fatto? Mi ha cattato una del 100 vecchio, vanno qua. Una del 100 vecchio! Quindi sono contenti, una figlia! Yes,
Ma è
Starkon! Ci ha fatto spaciali! Io penso a cucci qua! Ho finito! Guerra di maleggi! Mi prendi me la lei! Non so un po'! Non so un po'! Ma vedete, si sa! Sono ricordo anche te, guardate che avevo visto da noi! Qui tu te la tre figli, io non te lo conto! Ci metteva a mezzo chi è! Ci metteva a mezzo chi è! Lo faccio sempre così! Scala e con l'uomo mamma
scritto in paradiso, sola non c'è musa. Che questa sentenza imbrogliata, ma quindi me ne lo so, ecco, ma tu ti fa sentire un piccolo quando c'è anche occhi con i bus, est modus in rebus guidato bus bus, ma io non lo so, ecco, lo grava bonoloso da trovare e le racconta tutte cose, lo parentale e lo schifo che hanno fatto padre e mamma per lo coperci di calare. Disse, se non devi ripetere la sempre, domani me, usaccio me, uso come è da domani. Insomma, come diceva Ice. Alla fine si provo qua. Giovinotto, qui occorre tanto denaro. Intanto il denaro lo mettete voi, e te pare. Se voi mi date 10.000 lire, vuol dire che sarà l'accesa a fornire il coperchio per il pendolone. Tanto il prezzo che potrei, beh, non venire a felice. Cioè, io aperto la borsa. E caccio a decima la lena, lo sguardo non so. E accompagnate la bella direzione. E dite alla fitta, grazie, scendere le dita, da un frangio. E te la palla, ma non arriva pure la farina per l'altro. Ma la ricordo stamattina come mamma lucrava, fai? Dai, metto qua 5 minuti. Speriamo che me la stagnera fritta non ci mangi. Questa è la voce di Rob. Ma
che ci fa da bicchierino? Bicchierino. Ci facciamo un vino buono. Non bevi più, non bevi più, non bevi più. Ballate, leggo vostro marito.
e fatemi sapere. Don Rangi. Parlatene con vostro marito e fatemi sapere. Don Rangi, la risposta è la vostra promozione. Tanto Rocchi e Cuffrone, non male tornare qui. Risciopimi! Risciopimi! Ma mai una cucina ha trattato! Risciopimi! Ma mai che non lo spettacolo! Ehi, sono qui! Capi, la figlia la dai! Tu la fai! Sì! Fai la prima volta me la dai! Strambaccio una vava in te maleducato. Qui si discuteva del quid macuccias. Ma come può essere? Non lo avevi tu. Cioè si discuteva sulla data precisa del matrimonio di vostra figlia. Sì, non mi sputate un bacio! Va bene il personaggio che dobbiamo fare? Abbiamo detto la bugia così, ma... Che personaggio? Era venuto a portare una lieta novella di padre. Ma è sotto, non sono che era! Ridere, che va a ridere! Come sta scegliendo tutto? Era venuto a portare la lieta novella e dire... Per il matrimonio di vostra figlia, il coperchio famoso brava Roma, così quel giovane, parliamo con quel che andiamo su cerca la tavola che questo non può dire. Così questi due giovani si possono sposare. Se ti aggrada naturalmente, se no ci vuoi portare da lei. No, Jack, Don Gaspari, Jack. Che è maleducato? Babbo, la cucina la Babbo. Babbo, come... Che manì? Babbo! Allora, cominciamo a fare i preparativi del matrimonio. Dopo, però, visto che noi abbiamo fatto questo... Io e Cicillo, abbiamo fatto questo bel regalo. Sono grazie, non lo posso dirci. Il preparativo di un mosco, mica di Clemenza. Ma se mi messo nero, posso dirci. Tu, avanzare la noce. Ma ci muovono, ma! Non pare che non sposavo, fa un morto! Torniamo a questa casa! In modus redenti, un magnum gaudium, avremo sorelle, siamoci di Cicillo. Ma io non pensavo a lei, stamattina che ha fatto quello fa lei, vuoi che muore? E ha detto, che caspita, tu i cristiani come noi ci hanno acceso con coperchio che la rotta. Che ne sa c'è questo coperchio? Tu metti un coperchio, ogni coperchio, le femmine, ne sa come è. Ha detto, tracimi la cantina, ci aspettiamo, con due bucchette lì, ha ragionato me. Allora, non parlava io, se non parlava io, alla fine le convegno, pure un briere. E tu perché ha cattato? E il suo cattato! Arista ti chiami via! Sta venendo due coperchi! Gli è stato vero che lo dite! Chi insiste? È un grazie a Cristo! Amicino, con un coperchio di voluto, non sono qui! Buono o niente! Stavo portando un coperchio! Buono o niente! Scusa, veniva la camminata, ciao! Ma a te, che ti ha fatto? Chi sei? Un po' scuola c'è un me? Tenna che ti ha fatto? Che vuoi che fate con? Qua non lo fa? Chi è? Chi è? Qua? E a te di qua? Come stava aperto? Che stava aperto? Sai, ci non capisco le cose. Senti più fuori che ti... Ma che sostiene? Che sostiene? Come mi è scattato l'uovo in gringa a me?
Non ti preoccupare, non puoi abbassare che sta aperto con l'occhio. Sì. Quando ti muovi chiudo un occhio? Ah no, oh, non si teme c'è un occhio, eh? Ah, che siamo qua, cosa fai? Valleo, ma i di chi li scemo tutti i miei in gamba, la palami? Ma che in gamba? Ma che in gamba? Ah, sbaglio, non sono acceso con un problema di qua, non è una vista. Che è come ti facendo su ma così parlate qui tu mi pare che la beretta la prossima notte ce la metta a chi se vuole la beh ti stava dicendo questi che mi potrò dopo la voglia ma io non lo so di sto non ti faccio parlare a me che parla scusa aspetta Steva a me no. E stiamo andando a volerlo che lo sfruttetto. Mi stavo baciando con gli obbligati. Oh no, ma... Cosa? Cosa? Ma non vuoi? Oh no, ma... Qua. Mi pare visto tu paura. Ivano. E visto tu paura di dire... Poi, lascia tu per me. Che va fatto? A tu vuoi vedere tu sì! Soggi! Come mi stava in acqua? Mi metto la osso! Che è? Ma paga un caffè! Abbiamo già pigliato sto caffè! Abbiamo già pigliato sto caffè! Che vieni che ho pigliato caffè? Ah sì! Non te l'ha pigliato! Hai capito chi hai? Non ci metto la guinna che se vuoi ti te lo guardiamo quando mi metto un magari. Quando io che non ti farò a botta? Io la lavo su stantuna che non mi faccio. E andiamo su stantuna a quattro non ci rievaccio. Ma che spesso mi fai? Non mi fai. A me non me la accesta, capo. Non so come sta l'aria se mi l'esame. Arsene. Valeo, domani ci ma fa nuovo. Domani che ma fa? Domani un matrimonio. No, scusate il matrimonio alla fine. Scusate il matrimonio alla fine. E qua, domani fai, domani faccio balla. Io mi viene, ma tu guarda qui. E ci m'ambriacate. Ole, dino. Quando ce ne stai? Beh, io mi
ricordo. È perché da ascoltare azienda. Pulimano e male ci hanno venuto a presentare. E mette un marito, pure senza scarpe non li vedo. Lungei, e tu stai sempre da cominciare, stai? Sì. Come non te li ricordo i figli di Smattiucci come hanno tornato boh? Asci, nene, asci! E perché li figli di Zesuccio, come hanno recitato buona volta poesia, quei tenne le avevano imparato la maestra senza lasagne. Ma io mi ricordo boh! Nelle Sacciquande, ben bandiche, ma una borbona, lo paese nostro è successo su fatti che brilla. Si tratta di un andamento di una mostra che va messo paio nel nostro posto, a ritataran dell'itataros. In una gelata una turchesa spicca la tesa del campanare, e lì campan sono alla stesa. Dangi ma spia, lo sono la dendecchiare, e lì le nene vanno una saietta per la riaffessa che la gita aspetta. Una finestra apparecchiata a festa, una giorna sta facendo un rubetto, e c'è una bella cesta, piena di mente, luce e tumbetto. E allora già, ancora non ci vedo, non ci vedo, mo sfondo, mo bello, viene una rappella. Ma di chi dici una cosa? Dico mo, ci metti la penna pure per li pareti. E ci brava questa, e ci brava questa, e ci brava questa. Ma ho sentito a me, senti mamma. Ma ho avuto la tarantella, se stiamo con la mamma, se stiamo con la mamma, se stiamo con la mamma.
Se lo conoscete, sì. Alla posta. Vedi. Oh. Che conto corrente. Senti, dobbiamo fare una canzone. Faccia da Maria. Aspetta, aspetta. Oh, allora, Matteo, un applauso a Matteo. Allora, l'altro fenomeno scoperto da poco, Marco Nardella. Enzo Maria Tenace. Enzo Maria Tenace. Avomini domini domini. Angelo Poco. Un applauso, Angelo Poco. Carmine Pio Poligno. Carmine Pio Poligno. Un applauso a Carmine Pio Poligno. Nazario Lariccia, Nazario Lariccia. Luciano Gravino. Buon vitto Anna Carolina. Buon vitto Anna Carolina. Poi ci dici una cosa. Loro sono sempre mai te mogliera, ma poi è vero che dobbiamo usare i tac, callarola, callarola, ognuna di casa. Sogno di Matteo a Faccia de Maria, la mia voce si vedò. Signora, prego. Faccia de Maria, che fatti urlo, cantano di luce in la caio. Giove che si fate mamma a faccia di marito guarda l'ora. Pesa, pesa una facciata, è spiegata questa serenata, però di tanto fondo Scordalo,
perché stamattina ha collaborato per far sì che la donazione di sangue, insomma, entrasse un po' nella mente di tutti i cittadini di San Marco. Devo ringraziare Raffaele, non si vede, però è il perno principale, è il motore del gruppo. Prego, a voi l'ultimo pezzo. Oi, Maria.